Eccoci qua, cari amici, Alessandro Macciocca, Alessandro Serafino Massoni, Alessandro Macciocca. Ma pensate voi che mi è venuto a trovare al Bar Malù della Garbatella, Alessandro Macciocca. Pensate un po', ci conosciamo, si può dire, dal 2007. Lui si ricorda benissimo, si ricorda che io sono venuto su YouTube nel 2007. Proprio se lo ricorda, Sì, se lo ricorda. io lo vedevo, lo notavo, certo non lo seguo come adesso, ma la notavo, insomma, Ce lo ricorda? adesso sì. Poi 2007. dopo nel 2015 l'ho seguita poi regolarmente. 2015, siamo nel 2018. Ma sapete perché per me è diventato famoso Alessandro Macciocca? Perché Sì. questo giovanotto, guardate che bel giovanotto che è, guardate che bel giovanotto. E questo qua mi ha parlato della apocatastasi. L'apocatastasi è una parola che vuol dire la salvezza, l'apocatastasi. È una parola dei padri della Chiesa. Lo sai chi è stato il primo che ha parlato dell'apocatastasi? È origine, poi Origine, il grande diciamo, Origine. sì, poi ci sono tanti, si dice anche che i cristiani del primo secolo credevano comunque nella salvezza, diciamo, universale, Sì, ma Origine, sì. bravo. Origine è stato uno dei primi padri, Però non era tanto simpatico Origine non era tanto simpatico perché il cristianesimo, come anche tante altre religioni, vuole che i malvagi vadano all'inferno. Non è un caso che c'è la Divina Commedia di Dante Alighieri, inferno, purgatorio e paradiso. Ma Origine non sarebbe d'accordo con Dante Alighieri, capito? Dante Alighieri. C'è una bella poesia di Dante Alighieri, Dolce Stinnovo, ella sen va tutta sentendosi laudare benignamente d'umiltà vestuta. peraltro ho fatto anche una poesia mi ritrovai in una sempre scura Sì, nel cammin di nuovo. e beh, inizia così la Divina Sì, l'avevo Commedia. mandata al gruppo che lei sa, insomma, poi dopo mi sono pallato. Ma Friedrich Nietzsche non aveva tanta simpatia per Dante Alighieri, capito? Perché definiva Dante Alighieri la iena che scrive poesie sulle tombe, capito? E dice, la iena, dice Dante, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, No, amici. grande Friedrich Nietzsche, definiva Dante Alighieri Fondatore del nichilismo. Lo chiama il nichilismo, lo chiama, bravo, 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 lo chiama il nichilismo, lo chiama. No, il fondatore, diciamo, Sì, del no, ma pensiero. ho capito, Sì. Friedrich Nietzsche definiva Dante Alighieri la iena, sapete, la iena che scrive poesie sulle tombe, perché probabilmente Origine gli avrebbe voluto tanto bene a Friedrich Nietzsche, gli avrebbe voluto tanto bene, perché Origine diceva, si chiama la dottrina dell'apocatastasi, che quando ci sarà il giudizio universale, Ci vero? sarà No, dillo tu, dillo tu. diciamo, la purificazione, non si sa come né quando, ma si presume che ci sarà una purificazione E andremo e tutti in? tutti in paradiso, speriamo, insomma. Capito? Questo diceva Origine. Questo diceva Origine. Capito? E quindi si vede che Dante Alighieri non gli voleva bene a Origine, perché ha scritto la Divina Commedia divisa in inferno, purgatorio e paradiso. Ma è stato Alessandro Macciocca, sapete, che ha portato avanti il discorso dell'apocatastasi. Tu che hai Sì, fondato perché pure. lei neanche lo conosceva, cioè questa teoria, diciamo, No, non gli ha. non No, aveva, sei tu che mi hai portato a no, parlare dell'apocatastasi. sì, Guardate che giovanottone che è, effettivamente, guardate che giovanottone che è, guardate un po' che roba. sì. Ma pensate un po' voi, è venuto a trovarmi qua al Bar Malù della Garbatella, capito? Vabbè, insomma, dai, dici qualcosa. Come vivremo in paradiso noi? Come sarà il paradiso? Non sappiamo. Speriamo che ci andiamo intanto, prima di tutto. Speriamo che ci andiamo. Poi come sarà? Beh, Sì, ma Origine ci dice che ci andremo un sono. giorno. Sì, no, speriamo che ci andremo. Quindi, poi Ma come saranno? È un mistero, insomma. bravo, è un mistero. Senti un po', ma
con quale corpo ci andremo in paradiso? Perché noi abbiamo l'anima, ma abbiamo anche il Ah, corpo. origine lui credeva in un lui origine da quello che mi ricordo, da quello che ho capito, lui credeva in un corpo eterno. Non credeva che risorgeremo con la carne nostra, con la Sì, ma il corpo glorioso. corpo glorioso, sì, che però non è un corpo, diciamo, non è un corpo fatto di carne, ma è un po', diciamo, etereo. Eterno. È come se fosse un fantasma, quasi un Ma fantasma. in Sì. paradiso, un domani, io e te, Speriamo, sì. ci riconosceremo? Cioè, Sì, tu riconoscerai me come Serafino Mazzoni e io e credo te di sì. come Alessandro Maciocca? Credo di sì, insomma, Ma sì. la dottrina cattolica, che è intelligente la dottrina cattolica, parla del corpo Sì. glorioso. Cioè, quando ci sarà il giudizio universale, tutte le anime scenderanno giù dal cielo, andranno al cimitero a riprendere il loro corpo. Sì, ma quale corpo prenderanno le anime? Quale corpo? Il corpo quale, di quale età? Di quando erano, che so, alla casa di riposo, erano brutti? No, prenderanno il corpo di quando erano belli, belli, giovani e belli. E la dottrina cattolica chiama questo il corpo glorioso. Sì, Cioè, noi ci e vedremo. con essenza di difetti, diciamo, fisici, si Bravo, bravo. presume. Cioè, io in paradiso non sarò con questo corpo qua da vecchio, Sì. ma sarò col corpo bello di quando ero giovane, perché io da giovane ero carino, Bravo. Va bene, Alessandro. Allora, come... Va bene. Vogliamo salutarli, gli E poi, amici vabbè, qua. Costantino, insomma, è stato quello che... Capirai, Costantino. È stato quello che, diciamo, per interessi politici... Il cristianesimo l'ha un po' manipolato, si può Hai dire. sentito? Ha sentito come le conosce bene le cose Alessandro Maciocca? Bravo Sì, Alessandro. navigando, insomma. Ma Costantino ci sapeva fare? È rimasto imperatore per tanti decenni, Sì, eh? imperatore bizantino. Imperatore, sì. Bravo Alessandro, bravo. Sì, Sì, Costantino, l'edito mi di informo Milano. abbastanza, mi interessa, L'edito di insomma. Milano. Con l'edito di L'edito di Milano? Milano, Teodosio. No, prima l'edito di Sì, Milano, poi Teodosio. 313 d.C., Costantino dice il cristianesimo è tollerato, il rito di tolleranza, ma con Teodosio, subito dopo, nel 380 d.C., il cristianesimo diventa l'unica religione consentita dentro l'impero romano, Sì, per cui con perché lì... Teodosio l'impero romano diventa una teocrazia cristiana, teocrazia, pensa che potere che ci ha avuto il cristianesimo. Sì, infatti il cattolicesimo, poi è nato il cattolicesimo con Costantino, ha mischiato praticamente poi il paganesimo romano con il cristianesimo. Dico Ma giusto? tu la sai lunga, ma tu la sai lunga, caro, sai? Io mi sa che la supero quasi. Sì, da questo punto di vista tu mi superi. Beh, sentite, qua vedo che sono passati già 8 minuti e siccome noi siamo qua al Bar Malù della Garbatella, non siamo all'Accademia Platonica, non siamo all'università, capito? Siamo a Bar Dobbiamo Malù, chiudere, dobbiamo via chiudere. Cristoforo Via Cristoforo Colombo. Questo è Alessandro Maciocca, io sono Serafino Massoni, va bene? Lui è Colombo. Un giovane. abbraccio. Ed è, si dice giovane, un giovane di belle speranze, e io sono un vecchio che mi aspetto di andare alla casa di riposo, capito? Vabbè, cari amici. E poi si approfondirà Sì. questo Li argomento. vogliamo salutare, i nostri Come no? amici? Tu, Saluto i suoi o i miei, non so. saluta chi ti pare. Salutiamo tutti. Vabbè, saluto quelli che conosco io, Silvio. Ciao Silvio. So, dopo tanto tempo, vedi? E ne parlavamo sempre di Serafino Massoni, eccomi qua. Bravo, molto Non tutti gli bene. altri, vabbè. E niente. No, perché con Silvio, diciamo, è quello che ne parlavamo più spesso di lei, insomma. Quindi. Molto bene, cari amici. Alla fine ci ho Bene, fatta bene, vedere di persona bene, Silvio, di persona. bene, bene. Ecco qua, guardate che bel giovanotto che è, Alessandro Maciocca. Se lo dice Ok, lei, a vuol tutti, dire tanti cari saluti da che Alessandro sono tutti. Maciocca e Serafino Massoni, ok? Ok. E guarda che super video. Guarda che super video. Là. Perché non ti più?